Allora, ultimo atto di questo lungo viaggio a fil di cielo, Tour de Torre 2016. Siamo all'ultimo appuntamento con la Web TV. Stanchi ma felici, questo è il cuore vero del Tour de Torre. La guida alpina Marco Camandona, la guida più bella della Valle d'Aosta dopo questa edizione del Tour. Il sindaco più brillante che c'è, l'ingegnere volante Andrea Pasquino, e poi spalla destra e sinistra di Marco Camandona, Dante assieme ad un'altra persona estremamente importante come Nicola Vallè. E poi uno di noi e di voi, nonché assessore regionale all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin. Ecco, questo è il Tour de Torre. In sala ci sono i volontari. 20 minuti di sintesi di questo viaggio, un viaggio che Marco Camandona ci descrive in 30 secondi. Un viaggio molto difficile, un viaggio da eroi, l'ho reputato così, sia per noi organizzatori sia per gli atleti, perché secondo me un Tour de Ruito così non è stato facile, col brutto tempo, delle tappe difficili e dure, neve difficile, creste anche, per cui penso che ha portato a casa un ricordo particolare. E veniamo a un sindaco che penso può essere non orgoglioso, ma più che orgoglioso della sua gente. Da 0 a 100 anni arriva risposta alla grande. Ecco, il messaggio più bello del Tour de Torre 2016 forse è questo: non soltanto l'aspetto sportivo, poi vedremo le classifiche, le sintesi di tappa, ma da 0 a 100 anni tutto un paese unito. E di questi tempi è un qualcosa di speciale davvero. Mauro Luciano. Sì, la cosa più bella di questa manifestazione è proprio questo. Marco ha parlato di un viaggio di eroi. Gli eroi veri sono tutti i volontari che sono qui in sala, tutti i volontari che hanno permesso questa manifestazione. E poi quest'oggi abbiamo scelto di trasmettere la premiazione in diretta con grandi ascolti, con grande successo. Nei giorni scorsi abbiamo avuto l'onore di trasmettere da uno studio veramente molto bello, idea geniale della Lady di Ferro del Tour di Torre, che si nasconde al pubblico, ma qui c'è. Barbara Camandona l'ha pensata, l'assessore alle risorse naturali si è subito detto disponibile, un bellissimo studio. Grazie Renzo Testolin per il consueto supporto della regione e del tuo assessorato in particolar modo. Ma penso una bella cosa. Forse Barbara è stata un po' delusa perché non gli abbiamo imprestato due mucchine per arricchire la coreografia, 10 mucche. Però penso che la Valle d'Aosta abbia risposto anche in questo senso, oltre al senso che qua sono rappresentati i volontari, penso, da ogni comune della regione, o comunque da molti comuni, e questo ci rende orgogliosi come Valle d'Aosta e evidentemente come comunità di Arvie, che mi ha, come dire, adottato per questo Torre, non solo per la famiglia, per tutte quelle cose che fanno grande un paese e una regione che ha ancora dei sentimenti e la voglia di lavorare assieme come oggi. Ecco, il Tour de Ritorno non è soltanto sport, è molto altro. In questi giorni nella Web TV abbiamo parlato di Mutant Village, siamo andati a filmare il massaggio, un grande lavoro anche da parte di tutto lo staff che ha lavorato con me. Alle mie spalle c'è un gruppo di lavoro eccezionale che voglio ringraziare. Però soprattutto il Tour de Ritorno è un motivo, è un'occasione importante per promuovere tutto quello che è legato al vostro territorio. Ecco, ieri c'è stata una bellissima serata, la via di Tour de Ritorno, organizzata in maniera encomiabile, fantastica, con discrezione, con classe direi. Ecco, quindi facciamo un passo indietro e vediamo quello che molti di voi, alcuni di noi, hanno vissuto ieri sera con la via di Tour de Ritorno. Prendiamo sull'aspetto agonistico. Prego la regia di mettere in onda. Allora, non soltanto sport al Tour de Ritorno, il momento della festa, il momento della veglia di Tour de Ritorno, una vecchia tradizione di quelle che mancano tanto, che vanno riproposte, il Tour de Ritorno in questo è avanti ancora una volta. L'enogastronomia, i prodotti del territorio e tanto altro. E poi c'è la storia di queste comunità Arvie e quella piccola grande contea di Planaval, dove si chiude il Tour de Ritorno. Vilma Cianci è un po' l'anima e il cuore di questo viaggio che lega lo sport al territorio, alla gente. La gente con i capelli bianchi, ma anche i bimbi che sono il futuro di queste valli, di questa terra. Che cosa state facendo? Che cosa farete tra poco? Vilma. Allora, tra poco offriremo agli sponsor, offriremo alle persone che hanno lavorato dietro le quinte di questo Tour de Ruitor la veglia.
quello che era la condivisione di una serata in famiglia, quindi molto informale, ma sicuramente un momento di gioia, di felicità, di stare assieme, di condividere le serate. Quando il tempo passava, poi a un certo punto nella vegliata, dopo aver magari raccontato le storie ai bambini, intagliato il legno oppure aggiustato gli utensili, veniva un po' di fame. Si cercava quello che c'era a casa e tutti assieme, anche solo un po' di latte, lo si condivideva. Adesso sicuramente non diamo ai nostri ospiti quello che avanza, ma sicuramente andiamo a scegliere le eccellenze che il nostro territorio ci offre, tutto quello che la Val Grisa e non solo ci offre in Valle d'Aosta. Quindi cominceremo con tre fontine che ci sono sul percorso di gara, i tre alpeggi che ci sono sul percorso di gara, e oltretutto quest'anno abbiamo anche una grande medaglia d'oro e faremo degustare queste tre fontine, che sono chiaramente l'eccellenza per antonomasia della Valle d'Aosta. Dopodiché, aiutati dallo chef Agostino Guias del Café Quinson, abbiamo presentato una mousse di Bordeaux, quindi la rivisitazione di un salume molto particolare che si può assaggiare solamente in Valle d'Aosta. Non poteva mancare la seconda DOP della Valle d'Aosta, il lardo d'Arnà, sopra il pane dolce della Bonne Vallée, quindi andiamo a equilibrare il gusto salato con un gusto dolce del pane. Dopodiché la macelleria Perkin ci ha omaggiato di una carne valdostana, assolutamente carne valdostana, che abbiamo insaporito con dell'olio di noci e del Trogliè. In seguito la parte calda sarà costituita da polenta che ci hanno fatto gli alpini con la brossa e il camoscio cacciato proprio nella Val Grisa. E poi si chiude con? Crema di cogne e meculin. Manca qualcosa in tutto questo? C'è anche l'aspetto della viticoltura eroica di montagna con la Coin Faire. Siamo ospiti della Coin Faire con questi magnifici vini di montagna. Qualcuno dice i migliori vini delle Alpi. Siamo con Richard. Allora, brevemente, questi vini all'insegna della tradizione ma anche dell'innovazione. Assolutamente sì, oggi vi presenteremo, faremo assaggiare due dei nostri prodotti, il nostro bianco che è il Soleil Couchant Pinot Grigio e uno dei nostri rossi che è il Maillolet Vin des Seigneurs. Si trattano di due dei nostri prodotti di questa cantina sociale che in realtà ha una particolarità proprio nella sua natura, che è quella praticamente che i nostri soci non gestiscono le terre ma hanno dato in affidamento proprio le loro terre alla cooperativa, e questo ha permesso alcuni anni fa di rendere questa realtà biologica. Siamo completamente biologici sia a livello della gestione in vigna e per quanto riguarda la gestione in cantina tentiamo di intervenire il meno possibile sui nostri vini. Altra piccola, diciamo, curiosità da sapere è proprio il nome dell'Anfer, che deriva da una leggenda che racconta appunto come due pellegrini di passaggio su Arvier sono andati a cercare il parroco e lì hanno trovato la perpetua, che gli ha raccontato appunto che il parroco non era presente perché, come si dice in francese, il souffre l'Anfer. E questo significava probabilmente due cose: o che questo parroco era già passato a miglior vita, oppure, come probabilmente, era a coltivare la vigna. Infatti la zona dove viene piantata la vigna di Arvier viene da sempre chiamata l'Anfer. I due vini presentati sono un bianco, che si caratterizza per una bella freschezza al naso e una buona acidità. Per quanto riguarda il rosso, invece, note fruttate e sempre una facilità di beva e una grande freschezza. Quindi, ecco, questo è il nostro programma e buona serata a tutti. Siamo quindi quasi alla fine, manca una cosa, vedo dei bicchieri che sono apparecchiati per noi, siamo astemi ma una volta tanto direi che brindiamo noi a quello che avete fatto anche quest'anno, anche questa volta il Tour du Thore è stato non un evento, è stato un grande successo. Io brindo a voi, voi che siete i custodi delle tradizioni valdostane, dello sport, dell'enogastronomia. Vedo tanti amici, vedo la Contea di Planaul, vedo la Val Grisanche, vedo altre Siervi, ecco, avete fatto ancora una volta un piccolo grande miracolo. Quindi noi chiudiamo così questo Tour du Thore brindando a queste magnifiche persone. Con l'arrivederci già alla prossima edizione, al 2018. Questo è il dietro le quinte, tanti ospiti in studio, prima edizione del Tour du Thore nel lontano 1995. Abbiamo, eccolo, appena visto adesso in prima fila, già una tradizione, nel 95 avete eletto allora il più bello del Tour du Thore, era il finanziere Stefano Mottini. Sono passati un po' di anni, quindi dovremmo
Proviamo qui sul palco. Beh, una volta, vieni, ecco il bello della diretta, quindi grazie al pensionato finanziere Stefano Mottini, aggiungo. Beh, una volta era un bel ragazzo, eh. Allora, vorrei, prima di vedere la sintesi di tappa, due parole con chi non parla mai, quindi con coloro come Dante, come chi gli è accanto, che lavorino e sono gli occhi di Camandona, che se ne sta in basso, tullo, a conquistare donzelle. In questo Tour de Vitor è andato veramente molto forte in questo senso. Vediamo come andate invece in alto, Dante. Diciamo che andiamo oltre. Parlo io per Dante, sono il figlioccio, mi delega. No, per i tracciatori sono stati veramente 4 giorni durissimi, perché non abbiamo visto un metro dai 2000 metri in su, però devo fare complimenti a tutti, perché tra Donatino, quelli di Valgrisa e Planaval abbiamo riconosciuto sasso per sasso e quindi abbiamo poi tracciato bene. Quindi un complimento a tutti e a Marco da sotto che ci ha guidato, e quindi un bravi a tutti, perché non è facile, e quindi complimenti. Che noi facciamo a voi, sentiamo anche le impressioni del mister Tour de Vitor Correa l'anno 1995, ecco, se puoi tirare un attimino indietro, indentro la pancia per questioni televisive. Nel 95 ero appena nato quasi, ero un fiore. Comunque prima abbiamo visto un brindisi da parte di Gaden, perché il vino era gratis, altrimenti non lo faceva. No, è stato... diciamo che dovevo venire solo a dare una mano e tutto quanto, e poi mi sono trovato coinvolto parecchio con... Camandona mi ha fregato di nuovo, diciamo. Però ci conosciamo da anni con Marco, con Dante. Dante è veramente da tanti anni che ci conosciamo, secondo me è un pilastro di questo Ruitor, come c'erano anche altri pilastri. Il figlioccio, diciamo, prima faceva l'atleta, non era tanto cosciente. Era un atleta anche fallito e non ha avuto tanto strada. Però diciamo che come oggi salendo mi fa, non ho ancora capito come dobbiamo tracciare. Meno male che sono passati 4 giorni e adesso andremo poi tutti al mare. Comunque è importante. Quello che penso è che, ne parlavo oggi con Marco e tutto quanto, quando ci sono queste difficoltà sul percorso e tutto quanto, che non è una cosa semplice, escono fuori delle qualità del gruppo, gente come Alfredo, Paolo e altra gente che non vorrei dimenticare tutto, ma però sono importanti, come le persone importanti che sono qua. E con un tempo così, beh, sicuramente non conta cavolo Gaden giù all'arrivo sotto l'arco lì così e tutto, però esce il gruppo. E questo è importante, perché non c'è più in nessuna disciplina il gruppo, la persona. Qua esce la persona, il gruppo nella persona. E secondo me è molto importante. Grazie a tutti. Stregati da Mottini. Allora facciamo un passo indietro a quella che è stata... Sì, va che ripri il palco. Allora, veniamo alla sintesi di tappa, una tappa partita sotto la nebbia, ancora una volta sotto la pioggia, partenza a piedi da Planaval, la contea di Planaval, perché di contea si tratta, e poi con il naso in su, direi delle tante tappe che ho vissuto assieme a voi in questi anni, secondo me la tappa più bella, perché è stata un'accoglienza eccezionale all'arrivo soprattutto, con tante squadre assieme al traguardo, con tantissimo pubblico. Ecco, quello che quest'oggi ci ha stupito è la presenza di un pubblico eccezionale al traguardo e sul tracciato, tenuto conto di un metro a dir poco infausta ed infame. Sintesi di tappa, ringrazio l'equipe di Nicola Bongiorno, di Giacomo Bertè, che a tempo di record hanno realizzato questi 6 minuti, questa videoclip della tappa finale del Tour de Vitor 2016. Thank you.
Viste le condizioni meteo e visto che abbiamo portato a casa due belle tappe, proveremo a portare a casa una terza bella tappa. La partenza sarà da Planova a piedi, si passa come due anni fa in mezzo al paese a piedi, c'è un tratto di strada, poi c'è un grande prato con tanta neve, si calzano gli sci e si parte per la salita. Stacey's got a brand new girl. She likes to play with sugar till it makes sweet pearls. She likes to taste the danger, makes her feel complete. You like to be the resonance between her feet. Thank you.
E questo è l'assunto di una tappa dura e selettiva. Marco Camadona, beh, mi dicevi prima, hai posto la questione ai calciatori, ma chi ha vinto? Nessuno sapeva nulla. Sì, è un po' il colmo di quello che è la manifestazione, cioè i tracciatori, per chi non lo sapesse, tracciano il giorno prima per il giorno dopo, per cui giovedì su venerdì, venerdì su sabato, sabato su domenica, e per cui si ritrovano nella tappa opposta e non vedono la tappa ovviamente, non vedono i corridori, non vedono gli atleti. Questo è un po' il, diciamo così, la cosa brutta della manifestazione, ma in effetti senza di loro non ci può essere la tappa, per cui il concetto. Poi chi ha vinto non è, noi abbiamo vinto. Noi abbiamo vinto. A buon conto con la regia di Fabio Castaldo, di Simon Bobba, le grafiche, vediamo quello che è successo alla fine di questa terza tappa, quindi con le grafiche, le classifiche. Questa è la classifica assoluta del Tour de Tour 1000-2016, vinto da Michele Boscacci e da Matteo Dalin, con quest'oggi la vittoria di tappa parziale per i francesi Bombardier Gachet, in classifica finale secondi in Svizzera Antamattenbund, molto regolari verso la partita di Glacier, agguerriti. E poi terzi Bombardier Gachet, quarti Sven Ekblad, quinto posto, molto bene l'Italia anche con Pietro Lanfranchi e con Werner Marti. Poi Lenzi, Orksnecht hanno chiuso sesti, e poi il team Adidas, Ehrman, Weisskopf, Eker, Arnold, Manier, Keger, Nadia Maghe al nono posto, decima piazza per Nate Kuhar con lui l'austriaco Hoffman. E ancora classifica, vi ricordo anche la bella prova di Trento Antonioli, il trofeo è stato vinto per la prima squadra valdostana da Henri Grosjac con il suo compagno di colori Nadir Giovannetto, il trofeo Remo Bredi. Vediamo invece la grafica in ambito femminile con anche qui la vittoria, questa volta transalpina, con Axel Moller e Letizia Roux, hanno vinto tutte le tappe. Seconda piazza per Jennifer Dichter, Severin Poncombe, terza e sorridente al traguardo Nicolini Bessighini, poi Bonnel De Silvestro, Marta Riba con Marta Garcia Fares, bene le gersonarie Bieler con per loro la sesta piazza, poi nona piazza per altre due atlete italiane, Tatiana Locatelli assieme alla piemontese Deborah Cardone. Questo in sintesi il Tour du Ritorno. In ambito giovanile, dominio, qui non abbiamo le grafiche, dominio dei gemelli Guichard della Valle di Cogne, un dominio assoluto. Simone Bellobovier con Samuele Chi hanno vinto in ambito maschile junior, Tom So ha vinto con la sua compagna francese in ambito di gara cadette, e vittoria per Felice Tiplone in ambito juniores. Siamo quasi alla fine di questo lungo viaggio, un viaggio che ha avuto il suo avvio già giovedì con le prime dirette streaming. Voglio ringraziare ancora per la messa in onda in stream live, e quindi con Fabio Castaldo, Simon Bobba, e ci lasciamo tra poco con un piccolo contributo che è un omaggio a quello che per noi è il cuore vivo e pulsante del Tour du Ritorno. Giro di microfono, 5 secondi a testa, microfono libero, come si dice, una diretta come quella che abbiamo fatto con grande sforzo, con tanta fatica, ma spero anche con reciproca gioia nostra e vostra. Tavola rotonda, 5 secondi, dite quello che volete. Io direi che la differenza la fanno i particolari, e ad Arvie e in Valle d'Aosta di particolari ne abbiamo messi sul campo tanti. Grazie a tutti. Io direi che questa manifestazione è nata molto in piccolo, è diventata una cosa gigantesca, però rimane sempre l'imprevisto, ti lasciano un po' nell'incertezza, non so se non ti dicono tutte le cose come devono essere fatte, perché si può improvvisare, può succedere di tutto, ma vuol dire che si fidano un po' di noi, dai, si fidano. È difficile di nuovo in 5 secondi dire grazie, ma davvero grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato in questi giorni, perché senza tutti voi non sarebbe possibile veramente fare questo grande, grande evento che abbiamo messo in piedi partendo da pochissimo. Siamo una piccola comunità che è diventata davvero grande, io l'avevo definita la capitale mondiale dello sci alpinismo, in tanti hanno riso di questa mia affermazione, però lo siamo veramente, la capitale mondiale dello sci alpinismo. Perlomeno per 3 giorni.
però tutti parlano di noi nel mondo per l'uscio alpinismo e per questa manifestazione. Il Tour de Ruyter è unico grazie a voi. Io posso solo dire che si dice così, la montagna unisce, il brutto tempo ancora unito di più il nostro gruppo qua in sala, fuori che è al bar qualcheduno, e questi qua sul podio che hanno fatto un gran lavoro e sicuramente usciamo molto, molto, diciamo così, impegnati per le prossime edizioni sicuramente. Per non ripetere il ringraziamento a tutti, ringrazio in particolare i tracciatori per avermi sopportato, i miei mezzi scleri o roba del genere, e nient'altro, grazie a tutti. Per me è sempre un grande piacere prendere 5 giorni di vacanza per condividere con tutti voi questa manifestazione. Al sindaco di Arvia ricordo comunque, ricordo a voi tutti, che questa sia la capitale dello sci alpinismo, ma lassù c'è un campanile che vi sovrasta, il paese più bello del mondo, non sto a dire qual è. Comunque voglio veramente, prima di questa conto copertina, dire grazie a Marco Camandona, vero che San Nicolai è più bello. Insomma. Sicuramente anche quelli che stanno nelle retrovie avranno sentito qualcuno degli atleti che li ringrazia personalmente. Oggi c'erano dei francesi che dicevano: da voi si sta meglio che la Pieramenta. Allora, se la faccio parlare, insomma, non si gregge più, però almeno ti vorrei qua, almeno sì, Barbara Libo con Claudine Clusa, con Roberto Perrier, con Bassi, sono l'essenza, il cuore e l'anima del Tour de Ruyter. C'è Cristina Camandona, c'è altresì l'alta Cristina Bellone. E abbiamo pensato di chiudere in un modo molto semplice, con una base musicale e con dei flash, perché più che le parole spesse volte io credo che nella vita parlano i visi e le espressioni. Può anche venire il mister, no, ha già dato. Io vorrei anche però ringraziare Silvano per tutto il lavoro che fa insieme a noi. Fa parte, fa questo non per lavoro, ma lo fa veramente con un spirito di appartenenza al nostro gruppo. Lui fa parte del nostro gruppo, quindi grazie di tutto quello che fa insieme a noi. Preciso che quest'anno mi ha raddoppiato lo stipendio, quindi insomma ho mille motivi. Per venire qui, abbiamo chiuso scherzi a parte in un modo molto semplice, che poi mi piace molto, ecco, più che le parole, i visi, perché i visi, gli occhi, le espressioni dicono tanto. Voglio ringraziare Davide Ferrari che è stato con me in queste giornate, nel realizzare questo piccolo spot, che è un po' come succede in televisione, un po' così, la nostra controcopertina, con una scritta banale finale, che però è quella che unisce noi a voi, a quelli che adesso sono in strada verso l'Austria, la Francia, la Svizzera, gli Stati Uniti o quant'altro. Ecco, sì, possiamo dirlo che il Tour de Ruyter d'Arvier è la capitale del mondo dello sci alpinismo, è anche una capitale di civiltà, di cultura, soprattutto avete, sindaco, un grande merito, avete una comunità che da 0 a 100 anni sente quello che fate, ecco, non è scontato, a quei bimbi, detto da un papà, a quei bimbi che sono davanti spesse volte ad una stupida TV o peggio ancora una PlayStation, ecco, il Tour de Ruyter ci ricorda che qui c'è la montagna, che può essere sotto la pioggia, sotto la nebbia in queste giornate, ma è comunque magnifica e bella. Bimbi chiamati, bimbi che probabilmente arrivano. Questo bimbo qua di certo non guarderà la PlayStation tra 4-5 anni, ma sarà assieme a Marco Camandona, sulle tracce del Tour de Ruyter, a scegliere la più bella donna del Tour. Ci lasciamo e vi lasciamo nel ringraziarvi con questa controcopertina e arrivederci all'edizione del 2018, speriamo con il sole, ma forse nebbia, va bene lo stesso. Conto copertina dedicata a tutti i volontari del Tour de Ruyter e poi sigla di chiusura. Grazie a tutti.
Qui si chiude la diretta streaming del Tour di Vittoria, sigla, grazie a voi che ci avete seguito, grazie a tutti voi che avete vissuto questo viaggio a fil di cielo assieme a noi, sigla, grazie a voi tutti.